Giulia! Marco, sei tu? Stai bene? Ma sono le 4 del mattino. Io volevo solo sapere se... Ok, scusami. Ehi, tutto a posto? Marco? Giulia, perdonami, io... Mi hai sognato, vero? Hai sognato me, Marco? Io... Perdonami, Giulia. È tutto a posto. Raccontami cosa hai sognato, ok? Dimmi tutti i dettagli. Io... eri in un laboratorio all'università, stavi lavorando a qualcosa. Poi sei uscita, hai attraversato la strada e... E? Cosa è successo dopo? Non lo so. È come se qualcuno o qualcosa ti avesse colpito, io... Mi dispiace. Non è colpa tua. Starò attento, ok? Se succedesse qualcosa, io... Andrà tutto bene. Sto bene. Davvero? Anzi, sono stata più attenta a quello che facevo.
Io non posso andare avanti così, Giulia. All'inizio erano solamente piccoli flash. Scene di vita, persone che litigavano, soffrivano, facevano pace. Da piccolo pensavo che queste fantasie ce l'avessero tutti i bambini. Poi da ragazzo le giustificavo come una specie di effetto collaterale della pubertà. Man mano che crescevo però si facevano sempre più reali, le sensazioni sempre più forti. Adesso quando sogno io riesco a sentire perfino le emozioni, i sentimenti. La tua paura prima dell'incidente, io l'ho sentita, Giulia. L'ho sentita come se fosse la mia. Ma il tuo è un dono. Puoi salvare delle vite, proprio come hai fatto con me. Devi solo capire come utilizzarlo. Alle persone che sogno accadono cose terribili e tu mi parli di dono. Beh, io non lo voglio questo dono. Non sono capace di accettarne le conseguenze. Tutto questo dolore mi sta straziando. La notte ho paura di sognare, il giorno il terrore che quei sogni diventino realtà. Io non vivo più. Ma non sei tu la causa del loro dolore. Sono diventato un ambasciatore di morte e non so come fermarlo. Io sto prendendo degli antidepressivi. Non mi servono molto, ma mi tengono su. E poi ho deciso di partire. Sì, voglio allontanarmi dalle persone care. Ho un amico in Belize e forse parto il mese prossimo. Il tempo di vendere la macchina e tutto il resto. Lui ha un ristorante italiano e con i miei soldi apriamo due camere per i turisti. E cosa fai? Scappi? Ma che cosa dovrei fare, Giulia, Stare qui e vedere se indovino come muore la gente? Ma in Belize non smetterai di sognare. Forse posso aiutarti io. Conosco una persona, un ex fisico e medico in pensione. È uno studioso di neuroscienze, radiato dall'albo medico con l'accusa di aver tradito la scienza e infangato la reputazione della classe medica con le sue teorie sulla sensitività. Ma potrebbe aiutarti a capire cos'hai. Le sue targhe non evidenziano alterazioni o lesioni a carico di alcun organo vitale. E anche le indagini ematiche non registrano anomalie. Lei è un soggetto del tutto sano. Scusi, ma allora come si spiegano le mie premonizioni? Beh, non sono questi gli esami in grado di rilevarle. Vede, questa sua capacità extrasensoriale è un fenomeno atipico, ma molto più frequente di quello che si pensi. Ha a che fare con le variazioni dei campi quantistici. Non so se ne ha sentito parlare. È noto che molti animali riescono a percepire, prima degli uomini, fenomeni naturali come i terremoti. E sa come fanno? Sentono le vibrazioni energetiche in prossimità di dove avvengono quegli eventi. Ha presente quando una madre sente che il proprio figlio è in pericolo? Quella è una proprietà quantistica nota come effetto Isaia. Due persone strettamente legate da motivi affettivi, ad esempio, possono interagire inconsapevolmente tra di loro attraverso le vibrazioni dei rispettivi campi quantici, anche a distanza di chilometri. Basta un catalizzatore come l'amore, l'odio, perfino la paura. Un campo quantico può modificare o anche creare strutture reali. E non si tratta di stregonerie né di effetti paranormali. La sua è una capacità percettiva di informazioni quantistiche altamente sviluppata. Con la teoria quantistica della coscienza abbiamo spiegato l'esistenza dell'anima. Ma l'anima non piace ai protocolli sanitari. E così persone come lei vengono definite sensitivi, medium, persone speciali declassate al rango di maghi e stregoni, quando l'unica verità è la vostra straordinaria capacità
di ascoltare da vicino le persone che abitano questo sordo pianeta. Quindi io sarei una specie di sintonizzatore aperto a tutte le frequenze emozionali del mondo. Dottore, ma se io non sono malato, che ci faccio qui? E ora che faccio? Nulla. Purtroppo non possiamo interrompere questa funzionalità. Dobbiamo solo cercare il modo di governarla. Innanzitutto, sospenda gli antidepressivi e i medicinali che non servono a nulla. Da ora in poi, lei farà 3 semplici cose. Alzarsi sempre alla stessa ora, conservare le vecchie abitudini, frequentare le persone di sempre, ma soprattutto evitare emozioni che possano turbarla. Che ci facevi con quello ieri, eh? Tu che ci fai qui? Lasciami! Che lasciami. Ci facevi? Io ti ho visto che stavi al ristorante col tipo. Ti ho detto che non devi uscire io più! Io esco con chi mi pare e quando mi pare, no, capito? No, tu non puoi uscire! Sì, tu sei roba mia! No, capito? Io non sono roba tua! No, tu sei roba no, mia! No, non lo tu sono! Tu sei mia, lasciami, capito? Devi stare ferma e zitta se lasciami, ti parlo, lasciami, capito? Non ti permetto di uscire con quello! Hai capito? Non ti permetto! Dove vai? Io non voglio che ci esci più! Non ti permetto! Dove vai? Io non voglio che ci esci più! Ma che cosa sei? Ma tu che? Che cosa? Tu voglio che ci tu non che cosa sei? Scusi, scusi. Sì? So che può sembrare strano, ma la prego, vada via di qui. Scusi? Lei qui non può correre, è in pericolo. La prego. Mi lasci in pace o chiamo la polizia? No, no, no!
Il suono della sveglia mi aiuta a non dormire profondamente. Così non sogno e non soffro. Da una settimana vado avanti così, sembra funzionare. Non tornerò dal dottore di Giulia. Però sono devastato. Di giorno sono un essere normale, la notte... Beh, la notte è dura. Certe volte guardo il soffitto e penso, perché è proprio me? Perché vedo solo le cose brutte? Il mondo è fatto anche di cose belle, ma io non le sogno. Come se non esistessero. Forse la gente mi lancia un allarme. Forse sono un supereroe con superpoteri che deve salvare tutte le persone in difficoltà. Sì. Io sono un supereroe. Ciao Marco. Ciao Gianni. Tutti molto al solito? Il solito, sì. Excuse me, can you take a picture of us? Okay. Gianni! Dimmi Marco, che c'è? Questo cappuccino oggi ha un sapore strano. Qualcosa che non si abbina bene con il caffè o con il latte. Può essere lo zucchero, dobbiamo cambiare. Che cazzo ci hai messo nel cappuccino, eh? Vabbè, niente. Non fare lo stronzo perché t'ho visto. Oh, che ti fai casino qua nel mio locale, per favore. Tu non far casino nel mio locale! Ah già, il tuo locale. Hai ragione. Non te lo chiederò. La Moretta, l'amica tua. È lei che mi ha pagato per mettere quella pillola del cazzo nel tuo cappuccino. Che Moretta? Giulia. Stai parlando di Giulia? Ma che ne so come si chiama, mi ha detto che era per il tuo bene, mi ha detto che lei era il tuo angelo custode. Non so altro. Ti giuro che non so altro. Lo so che abbiamo corso un grosso pericolo, ma il soggetto voleva abbandonare l'Italia, così io... Certo, me ne rendo conto. Mi scusi, senatore. La ringrazio e le auguro una splendida giornata. Fanculo. Oddio, mi hai messo paura. Con chi stavi parlando? Io? Nessuno. Ma che ci fai qui? Forse con il tuo saccente professorino. Ora sto lavorando, ma non posso. Cosa? Cosa non vuoi? Dirmi un'altra bugia. Non capisco dove vuoi arrivare, ho un appuntamento, scusami. Che cosa mi avete fatto? Marco, mi fai male, ti prego. Il barista ha confessato, ti conviene dirmi la verità. Che cosa mi state facendo tu e quel professore del cazzo? Non c'è nessun segreto, credimi. La situazione è molto più semplice. Vediamoci stasera e ti spiego tutto, ok? Che cosa mi state facendo, Giulia?
Hai perso la lingua, eh? Adesso vediamo se quel professore te la fa ritrovare. Consiglio vivamente di conservare le sue abitudini. È importante, sa. E vedrà che con il tempo, con i viaggi... Vada via. Ma come si permette di entrare qui, eh? Fuori di qui! Lei mi ha detto solo cazzate. E io adesso pretendo la verità. Io non so che cosa sia un campo quantico. Ma lei, dottore, lei lo sa che cos'è un incubo? Mm? È un sogno spaventoso che quando finisce è tutto finito, vero? Per me no. Perché quando io mi sveglio, il tormento continua. A 9 anni ho sognato la morte di mia madre. Ho visto il suo ultimo pensiero prima di morire. Me. Ho sentito il cuore di mio padre cedere di schianto e poi voci, lamenti, anime straziate dagli incidenti, ingoiate dalla morte. Ho anche avuto un'esperienza di premorte, sa? Lo conosce, dottore? Quel tunnel di luce bianca che vede la gente prima di morire? A lei potrà sembrare una banale radiazione elettromagnetica. Per me è terrore. Io le dico... Lei dice, lei chiacchiera, lei non sa niente di niente! Io ho vissuto 100 vite in una e sono stanco! Stanco di non dormire, stanco di sognare, stanco di prevedere il futuro con l'incubo che si realizzi! Adesso lei mi dice quello che mi avete fatto una volta per tutte. Va bene, se no tocchiamo la Io vorrei, ma... Perché prendo quelle pillole? Da quanto tempo le prendo e perché? Lei mi fa ammazzare, lo la so! La uccido io ora, se non parlo, lo giuro! Basta adesso! Sei parte di un esperimento scientifico. Sei un soggetto alfa. Stia zitta! Stia zitta lei! Che cos'è un soggetto alfa? Marco, il dottore non ti ha mentito. Ma ti ha solo detto una parte della verità. Tu sei veramente una persona con delle capacità extrasensoriali non comuni. Ci sei nato. Di che esperimento parli, Giulia? C'è una commissione fatta di scienziati dei paesi del G20 che stanno sperimentando un farmaco su un campione di 2000 uomini e donne. Io e il professore facciamo parte della commissione. Ci ammazzerà! Silenzio! Che farmaco? Una droga. Ma una droga legale, di cui ogni stato potrà assumersi il monopolio sul commercio nazionale. Come le altre droghe esalta le capacità sensitive ma non crea dipendenza. Un colpo grosso, insomma, da oltre 500 miliardi all'anno. E ti ho coinvolta io, per via delle tue capacità sensitive. Ma non ci aspettavamo simili risultati. Cioè? Mentre gli altri avevano delle semplici sensazioni o intuivano l'esito di eventi di scarso valore, tu vedevi il futuro. Quello che sognavi durante la trance accadeva realmente anche quando era del tutto imprevedibile. La tua sensibilità congenita è stata amplificata dalla droga a livelli impensabili. E la commissione ci ha chiesto di indagare. Quindi io sono stato utilizzato come una cavia. Una banale cavia da laboratorio. Ma signor Nardini, immagini quale contributo lo studio della sua fisiologia può dare a noi scienziati, ai governi, al mondo intero. Cosa? Lotta contro il terrorismo, ad esempio. Voglio utilizzarti per anticipare le strategie dei terroristi. Sarebbe sufficiente farti interagire con qualche esponente delle cellule più pericolose. Il tempo in cui il tuo sistema quantico entri in la loro orbita e aspettare che sogni. Quindi io sono un giocattolino nelle mani dei grandi governi internazionali. E sono l'unico? Siete 23 soggetti con caratteristiche similari. Ah. Ma solo tu sei così preciso. Perché mi hai fatto questo? Non credevo di farti del male e poi pensavo che le tue qualità dovessero essere sfruttate. Come si esce da questo problema? Marco, ci farei uccidere. Non mi interessa! Carcere a vita nel migliore delle ipotesi. Come faccio ad uscirne? Se non mi risponde, giuro che gli stacco la testa dal collo. Io conosco una persona che fa parte del programma.
ha un antidoto. Però le dico che ci vogliono svariati mesi prima di svanire l'effetto della droga. L'ha aperto. Però lei non perderà le sue capacità premonitive. Per decidere se possiamo sospendere le pillole. È contento? Quelle pillole mi fanno stare male. I test dicono che stiamo migliorando. A proposito, come vanno i suoi incontri notturni? Non mi spaventare più. Ah, bene! Solo le streghe continuano a perseguitarmi. Vedrai che presto spariranno anche quelle. Ok, Marco, ci si vede tra 2 mesi. Thank you.